Voto Antonio, voto Antonio, recitava il ritornello di un vecchio film del principe della risata. E questa volta Antonio ha avuto la meglio. E per Antonio intendiamo Valbruni, il quale si è permesso di bloccare sul proprio terreno una delle due capoliste del campionato, la testa. Partita vinta quindi dall'Atria, sia pur con una sola rete di scarto. L'arbitro dell'incontro, il giovanissimo Trasati di Terni. La partita è stata ricca di episodi, vediamone qualcuno. Terzo, tiro di Mainella al lato di Poco. Undicesimo e gol partita, sul primo affondo gli uomini di Valbruni vanno in rete. Angelasso dai 25 metri si gira improvvisamente e fa partire un gran tiro. Il pallone, forse leggermente deviato, finisce a fil di palo, dentro il sacco, con la barba sorpresa. Primo gol del campionato per Angelasso. La capolista reagisce subito e Soria, che sui sviluppi di un calcio di punizione, calcia un bolide verso Ioannoni, ma non inquadra la porta. 32esima, azione personale del match winner Angelastro, che si imbeccata di Ciccarelli, va in azione personale, portando scompiglio in aria rossoblu. Sul cross però Medori non trova il tempo per il raddoppio. La capolista si vede poco e anzi ancora Angelastro a 35esima impegna la barba che si salva in corsa. Ripresa. Settimo, Soria in area trana, fa tutto bene ma sbaglia ancora. Al 25esimo l'occasionissima per il pareggio degli ospiti. Tonti calcia una punizione, ma Sciangioli a tu per tu con Ioannoni colpisce troppo debolmente di testa. L'estremo Adriano ringrazia e blocca. Al 41esimo la capolista pareggia con un'azione Soria Tonti, quest'ultimo mette in rete l'1-1, ma l'arbitro inspiegabilmente annulla ed ammonisce l'ala a testina. Sentiamo i commenti di fine gara ai nostri microfoni Angelastro e il tecnico Gian Donato. 25 metri, anche deviato poi magari dall'avversario. Fortuna ha voluto che entrasse in rete, anche se abbiamo creato molte occasioni, però per un niente non le abbiamo concluse, in modo particolare nel primo tempo, credo, io ne ho contate diverse. Comunque mi hanno detto che sei ancora fuori allenamento, e quando andi in allenamento prima 3-4 con la partita? No, sono discretamente allenato, sicuramente non ho fatto partite da 90 minuti, quindi manca la partita, insomma, però a livello comunque fisico non credo di stare male. Abbiamo fatto una brutta gara e quando una squadra gioca male e fa una brutta gara è giusto anche che perda. Penso che il risultato, anche se alla fine poteva essere più giusto il pareggio, noi abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, forse pensavamo che veramente potessimo essere la capolista, invece noi siamo una squadra che dobbiamo fare subito i punti che ci occorrono per la salvezza.